senza avere problemi. Stavolta invece, appena avviata la live, subito i guai erano iniziati. Ciao Samasa, buon pomeriggio a te. Come dicevo prima, ragazzi, spiego a Matteo, le strutture che hanno addosso i colossi è perché erano appunto degli idoli di pietra che, grazie all'intervento di sta voce, i Dormin, si sono risvegliati e adesso vagano per la mappa. Erano delle costruzioni, in fin dei conti. Ogni volta, ragazzi, che eliminiamo un colosso, degli spettri entrano nel nostro corpo. E poi alla fine del gioco sapremo cosa accadrà. Lì potremo, ragazzi, anche salvare. Quindi più avanti andremo, più ci serviranno, perché la mappa, ragazzi, è vastissima. Come vedete, è questa qui. Quindi non è piccolina. Alziamo la nostra spada. Dove convergono i punti è la via. Beh, la voce non ha detto che li ha creati. La voce si è svegliata dal fatto che lui abbia questa antica spada. E gli ha detto, beh, se tu riesci, hai il coraggio, la forza di eliminare tutti i colossi, sicuramente riuscirai a portare l'anima della ragazza indietro al mondo dei mortali. Perché nessun mortale può uccidere i colossi. Ma la spada sì. Ecco perché tutti i colossi devono morire per morte causata dalla spada e non dall'arco. Comunque il gioco, ragazzi, è molto articolato, sarà lungo per finire, non è semplice. Io in 2 ore sono riuscito ad arrivare fino al 7° colosso. Significa già gran parte dei colossi, perché mi sembra che tutti dovrebbero essere 18, se non erro. Può darsi, Matteo, può darsi. Qui c'è una tana e dove troveremo il nostro colosso. Come vedi è sigillato.
questo colosso invece ha una forma di un toro, ragazzi. Questo inizia a essere invece relativamente più difficile da eliminare, raga, perché i suoi punti deboli sono sotto lo zoccolo. Il problema è che lui inizierà ad attaccarmi adesso. Dai, muovilo. Dai. Ovviamente non mi renderà la vita facile, raga. Ok. Forse questo è il punto più difficile da scalare. Recuperiamo un po' di stamina. Dai, veloce, veloce che ci sei arrivato, dai. Dai, un altro sforzo. Dai. Dobbiamo tenerci stretti, raga. Dai. Dai. Maledetto, stai fermo. Muori. No. Devo recuperare un po' di stamina, raga. Come si ferma? Per poco stavo per cadere giù, raga. No. Simbolo, ragazzi, sulla fronte è sparito. No, 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 non cadere giù, maledetto. No, si è lanciato giù. Guarda che si muore così, eh. Devo prenderlo adesso, ragazzi, dietro. Maledetto. E alzalo sto zoccolo. Bravo. Veloce. Ce n'ha uno in coda, raga. Proprio lì dietro. Dai.
Ultimo colpo. Eliminato, ragazzi. Matteo, tutti i colossi vengono animati. Vengono animati al cospetto della spada. Quel colosso era fermo lì da millenni, nascosto in quella parete, in quella tana. La spada gli ha dato vita e lui ha sfondato. Dai, vieni qua, cavallino, dai. O hai mandato ancora il delay da 130 a 150. Speriamo che... riusciamo a trovare la giusta sintonia per le live. Perché a 100, ragazzi, era perfetto per le live. Cioè, per giocarci tranquillamente. Ma le live mi sta dando sto problema. Alza la spada. La via dovrebbe essere uguale a quella di prima. Però stavolta non dobbiamo scendere giù per la valle, ma dobbiamo continuare dritto. Andiamo in quella gola. I giganti, ragazzi, qui i colossi si devono affrontare in ordine cronologico per come ci vengono mostrati. Andando, anche conoscendo il posto dove si trovano gli altri, non puoi fare nulla. Fin quando non risvegli, devi risvegliarli per forza in ordine. Quando compro la Play 5, quando sarà disponibile e quando il canale avrà un livello tale da poter permettermi di portare anche, oltre ad avere un buon PC, anche una buona console. Che mi piace l'idea di poter giocare le esclusive delle console, raga. Il fatto che non posso comprare tutte le console. Ok. Andiamo in acqua. Prossimo colosso, ragazzi, si trova lassù in cima. Come vedete, anche i percorsi per trovare il colosso, ragazzi, che prima erano molto semplici, come avete visto nel primo, o comunque nel secondo, inizia a diventare un po' più complicati, un po' tortuosi. E spesso il nostro personaggio, ragazzi, non è così tanto agile, quindi spesso lascia la presa, si lancia nel vuoto.
Dai che ci siamo riusciti. Porca. Su. E ora ragazzi, il colosso, questo. Vedete che è addormentato? Soltanto un incospetto della luce della spada si risveglia. E lì da milioni di anni, se non migliaia di anni. Ora si risveglierà, ragazzi. Magari una civiltà prima, una civiltà ancestrale. Come vedi, il nostro personaggio è un nativo americano, quindi molto legato alla divinazione. Ed ecco qui, ragazzi, il baldacchino che dicevo prima. Il tizio, ragazzi, ha quella specie di vanga lì che fa un male cane. Se ci becca, ci ammazza subito. E noi dobbiamo fare in modo di spezzarla. E l'unico modo per spezzare è fargli colpire questo centro qui davanti. Senza ovviamente farci ammazzare noi. Quindi in teoria dovrei portarmelo lontano da lì. Sembro io al mattino, non si può sentire. Dai, vieni qua, baldacchino. Dai, vieni, 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 vieni qua. Dai, su. Non ti incazzare. Ora, devi andare a utilizzare qui, vieni qua. Prossimo colpo, devi darlo qua. Vieni qua. Così si spacca quella vanga maledetta. Gli si è spaccato mezzo anello. Adesso noi possiamo continuare a fargli dare colpi. Oh, mi ha pe... Non sono morto, ma quasi. E ho tramortito. Mi ha beccato, maledetti. E noi dobbiamo utilizzare la vanga per salire sul suo corpo. Ovviamente in questa maniera no. Deve dare il colpo. Questo è più difficile, ragazzi. Però una volta scalato il suo corpo, ragazzi, è fanculo, di nuovo così. Vediamo se riesco. Dai, merdaccia. Poi ci ha fatto pure una faccia da scemo. Dai. Dai, maledetto. Oh, mi ha portato all'angolo, raga. Pian piano si ricarica la salute, ragazzi. Lo riporto di nuovo al centro dell'arena. Vediamo se almeno qui lo dà il colpo. Basta che non mi prendi, eh. Basta che non mi prendi. Infame. 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 Chiao, ma cazzo si fa, oh. Dai, di nuovo. Vieni qua. Riprovaci di nuovo. Dai. Che poi vedi, un umano non è che muore. Oh, ma raga, ma sul serio, diciamo. Oh. Che caccola i miei passi. Tempo che mi alzo, lui già ha portato via la vanga. Vabbè. Dai, vediamo se dobbiamo morire subito oggi. Prova a scappare a sinistra stavolta.
bastardo! Se ne è accorto, raga. Devo prenderlo giusto, raga, sulla fronte. No, no, non scendere sugli occhi che non sali più. Dai! Che infame questo, raga. Siamo per finire pure la resistenza. Vado! Soffito sul petto! No! Dai! Ma porca di quella! Dai, salta, salta, salta! Almeno prendiamo questo. Dai. Almeno poi continuiamo sopra. Questo dovevo farlo dopo, ragazzi. Una volta finito la testa. Dai. Dai, ricarica tutta la stamina. Dai. Fino a quando, ragazzi, il simbolo non sparisce. Posso colpire e fare danno. Ora è sparito, ragazzi, non gli faccio più nulla. Devo trovare una via per salire. Qual è la via più semplice secondo voi? Perché si illumina ancora? Devo prendere il suo braccio, raga. Torniamo su. No, cazzo, non cadere. Perché temeno. Vai. E lì la testa, e lì la testa, vai. Dai che ci sei. No! Dai. Manca poco ormai, colpisci. Perdere l'equilibrio. Dai, ultimi due colpi, dai. Un altro, un altro, un altro. Dai. Eliminato. Eliminato. Crolla la montagna. No, questo è uno di quelli già che iniziano ad essere più rognosi. Adesso mi intubano. No, non voglio. Mi hanno intubato per la terza volta. Thank you.